grazie di essere qui, grazie agli attori, soprattutto di Tre giorni con i migliori. Purtroppo non funziona. Non può essere qui con noi Leonardo Lini, il regista, che però insomma riporta i suoi saluti. Come nei giorni migliori fino al 14 di maggio al Teatro Gobetti. Mi scusi in anticipo se dirò delle cose senza senso, perché oggi non è uno dei miei giorni migliori, perché ho preso un palo sulla testa per venire. Fatta questa scusanza non pulita, iniziamo subito lasciando parola a Diego Cleutelli, autore di Come nei giorni migliori. Vorrei iniziare chiedendogli non tanto come sia nato questo testo, sarebbe troppo scontato e banale, ma perché è nato questo testo, che è più o meno la stessa domanda ma posta in maniera diversa. Allora, perché è nato? Io risponderò dicendo come è nato, perché non ha senso possibile. Nasce giugno scorso, diciamo, è stata, diciamo, la mia prima commissione, una commissione di Leonardo Lini, appunto, regista. Noi l'anno scorso abbiamo lavorato insieme nella scorsa stagione a Misantropo. Sono stato un po' un drammaturgo, in quel caso diciamo l'ho aiutato nella stesura del testo e in un monologo, e visto che ci siamo trovati molto bene a lavorare insieme e che quest'anno lui voleva fare una regia di un testo contemporaneo, mi ha chiesto perché non lo facciamo insieme, perché non scrivi un testo per me. Io gli ho detto subito di sì, anche un po' incoscientemente, no, scherzo, però chiaramente ero molto onorato, e poi è arrivata anche tutta un po' la paura, diciamo. Lui mi ha chiesto di scrivere una storia d'amore fra due uomini, e per me è stato complessissimo, perché innanzitutto perché sono relativamente giovane, e quindi ho detto, ma io cosa so? Sono giovane. E quindi, cioè, la prima domanda che mi sono posta è stata proprio, prima di tutto, cos'è per me l'amore? E non ho trovato una risposta, l'ho cercata con questo testo. E la seconda è stata come parlarne, come fare a parlarne senza che sia retorico, anche perché amore è una parola così ampia, così grande, di cui spesso anche un po' abusiamo, che fa anche molta paura dire, penso. A me fa molta paura parlare d'amore, essendo proprio un concetto così, così grande, così astratto, allo stesso tempo così, così vero. E questo è un po' il perché è nato. Quindi poi quasi subito ho detto, va bene, allora scriviamo una commedia romantica. Ed è stata la seconda cosa molto difficile, perché io non sono un grande fan delle commedie romantiche, ne avevo viste pochissime, e quindi ho passato un anno a guardare film, commedie romantiche dagli anni 70 in poi, a leggere un po'. La prima cosa che mi è venuta in mente quando lui mi ha proprio chiesto una storia d'amore è stato il racconto di Carver di Cosa parliamo quando parliamo d'amore, perché anche lui si fa un po' questa domanda, quindi lo sentivo anche molto vicino, e nel racconto di Carver l'amore, come poi un po' in tutto Carver, esce da dei dettagli piccolissimi, da dei cani che abbaiano fuori per strada, infatti c'è un cane che abbaia nel testo, da dei piccoli aneddoti, però parla di due coppie sedute a un tavolo, quindi tutti gli aneddoti che raccontano degli altri alla fine parlano un po' anche della loro storia. E sono anche delle storie d'amore difficili, molto molto più difficili di quella di Come nei giorni migliori. Però ecco, mi interessava proprio questo, cercare di far uscire un amore raccontando una quotidianità. E per raccontare questa quotidianità abbiamo scelto insieme a Leonardo di usare un po' il linguaggio della commedia. E quindi c'è tanto Woody Allen, tantissimo, che secondo me è un po'
quello che nel cinema, il regista che nel cinema è riuscito a raccontarlo un po' meglio, con un'ironia secondo me ancora contemporanea, con dei temi ancora contemporanei. Infatti la prima scena si ambienta nello studio di un analista, che è un po' una citazione a Woody Allen, che in tutti i suoi film c'è sempre un analista, ha detto anzi, sì, allora la prima scena può essere, è anche molto concreto, è qualcosa che, il rapporto con l'analista è qualcosa che è rimasto molto, credo, ancora oggi. Analista a parte, mi collego all'analista, un'altra cosa che mi interessava molto, forse sto uscendo dalla domanda, solo questo, e poi ti ripasso il microfono, era il tema dell'invasione, il tema del giudizio all'interno di una relazione. Quindi il testo si apre con una grande invasione, in realtà una gigantesca invasione, c'è un personaggio che ascolta di nascosto le sedute di un altro, B ascolta di nascosto le sedute di A dalla sua analista, e questa è una grandissima invasione. Quindi tutta questa storia d'amore parte un po' così, e questa invasione poi nel rapporto fra i due rimane sia da una parte che dall'altra, in piccoli gesti quotidiani, assolutamente normali come vivere insieme, però vivere insieme in una coppia ha sempre una piccola parte di invasione anche. E poi il tema del giudizio, di come ci vedono gli altri, di come vogliamo che ci veda la persona che amiamo, di che sguardo cerchiamo nell'altro, è sempre legato all'analista. C'è questa battuta che a me piace molto di Anne al museo, che chiede a B: ma secondo te dico delle cose interessanti? E B gli chiede: a chi? E A gli risponde: al nostro analista. Come per chiedergli se lui lo trova interessante nella sua intimità, cioè in uno spazio così privato come quello dell'analista. Quindi un rapporto ancora più, cioè che arriva da un'invasione, però in questa invasione attiene all'immagine che gli altri possono farsi di sé, cioè vuole un po' sentirsi speciale se non per B, per qualcun altro, e in questo caso per B, cioè cerca anche molto una vicinanza. E poi B risponde no, cioè risponde: dici delle cose normali, ma a me piacciono le cose normali, perché forse anche nella nostra intimità siamo tutti un po' normali alla fine. Ti ripasso il microfono. Ecco, un elemento che a me incuriosisce molto rispetto a questo lavoro è il fatto che questo testo nasce per sulla scena, e questa domanda poi la girerei anche agli attori, cioè da un punto di vista proprio tecnico di lavoro scenico con Leonardo e tra di voi, il fatto di aver creato questo testo, di vederlo trasformato durante le prove, quando adesso, insomma, ieri è debuttato, quando è in scena nei prossimi giorni. Cioè, qual è la percezione da autore di un testo nel vederlo non soltanto tradotto da due attori, da un regista con un disegno, con insomma tutte le altre maestranze che lavorano con voi? Qual è il sentimento? Cioè, cosa significa vedere un proprio testo così trasformato? Ha delle cose molto belle, io credo che dipenda molto dall'autore. Io tutte le volte che lo vedo penso: oh no, questa battuta è scritta molto male, speriamo che non se ne accorga nessuno, magari la cambierò. Questi sono anche un po' problemi miei. Poi in realtà c'è tutta una parte molto bella, anche perché scrivere una commedia è molto difficile, perché il comico vive anche nel corpo degli attori, e quindi solo la parola poi scrive e dici: speriamo che sia effettivamente divertente, ma finché non lo vedi fare dagli attori è un po' un mistero. Quindi io sono arrivato, io non ho seguito tutte le prove, sono arrivato a, cioè, diciamo che le prove sono iniziate tantissimo tempo fa, sono iniziate un po' a gennaio, quando abbiamo fatto un primo incontro, non esisteva ancora tutto il testo. Però abbiamo cominciato a fare degli incontri dove leggevamo insieme il materiale che c'era a tavolino, però
molto diverso per vederlo in piedi, incarnato con tutto il corpo. E la prima filata che ho visto, ho detto, vabbè, ok, ok, che bello, cioè che bello, ecco che cosa mancava. Mancavano Alfonso e Alessandro con i loro corpi, perché senza corpi il comico secondo me non c'è. Cioè sì, magari c'è un po' sulla carta, che è difficile che rimanga solo, cioè è difficile solo sulla carta capire delle cose. E quindi vederli è stato bello, è stato emozionante. È stato anche un po' rincolante. Poi io non sono una persona molto comica, quindi dicevo, Dio, speriamo che le fatte facciano ridere. Sì, dai. E fanno ridere. Ma perché sono tutte delle... Credo che la comicità in questo testo stia molto in una buffaggine, davanti all'amore, e quindi è molto bello che loro spesso siano goffi. Io adesso passerei agli attori facendo solo una piccola premessa, cioè proprio di comico, tu parlavi, è un altro elemento secondo me di questo testo che dico senza perdere, bellissimo, cioè lo spettacolo è veramente bellissimo, è proprio nel senso di capacità di sovvertimento che tutte queste parole danno e che nel vederle lì si materializzano. Ieri ho avuto abbiamo fatto un'intervista con Leonardo con degli studenti e lui, parlando di spettri di Ibsen, che è stato un testo che lui ha affrontato, ha creato questa catena etimologica che secondo me in questo spettacolo in particolare è particolarmente interessante. Spettro, specchio, spettatore, spettacolo, cioè teatro, e tutti che vengono dalla stessa radice latina. E senza svelare troppi elementi poi dello spettacolo, senza fare spoiler, credo che i due personaggi siano un po' degli specchi spettri rispetto a chi li guarda, proprio per la capacità poi alla fine di avere un senso di disconcerto nonostante tutto l'elemento di allegria, cioè la capacità che ha questo spettacolo di generare allegria nella tristezza e tristezza nell'allegria, che secondo me credo sia uno degli elementi più importanti dell'arte, del comico in generale. Quindi, passando agli attori, mi chiedevo, sono veramente degli specchi spettri di noi, delle nostre emanazioni, di chi li guarda, o questo è solo un viaggio che mi sono fatto io ieri sera? Alfonso De Brese. Ciao. Io penso proprio di sì, nel senso sono molto d'accordo con questa cosa che hai appena detto, ma perché penso che questo viaggio fatto insomma, con questo testo, con questa storia, con questi personaggi, vuole appunto affrontare il tema della felicità, del divertimento e del dolore all'interno della vita e all'interno di una relazione. E quindi le due facce di una medaglia devono per forza esserci perché sia una lettura fatta bene e un testo scritto molto bene. Quindi non so, adesso sono già confuso. La questione dello specchio, ad esempio, io la trovo molto bene all'interno della dinamica che abbiamo io e Alessandro, anche nella vita, nel senso che io e Alessandro siamo molto amici, abbiamo studiato insieme, siamo migliori amici, ci vogliamo molto bene, e volenti o nolenti siamo lo specchio di noi stessi, nel senso che non che siamo uguali, anzi, nella nostra diversità facciamo riflettere nell'altro quello che noi siamo, e l'altro ci fa vedere le cose belle e le cose brutte. E credo che questa cosa qua succeda in questo spettacolo tantissimo, cioè lui penso che abbia colto questa cosa molto bene e sì, insomma, quindi sì. Scusate, parte da solo, odio questa roba. Nessun problema. Si può
sorella Paola. Alessio Bandini, allora, continuiamo su questa linea. Tra l'altro vi chiederei anche di provare insieme ad approfondire un po' quelli che sono i vostri personaggi, che sono speculari. Quindi, il tuo personaggio lo possiamo chiamare Billy. Lo chiamiamo Billy. Che figura è questo Billy che si attira da una parte all'altra della scena, un po' sempre in una situazione quasi di risolutezza, di ricerca spasmodica di qualcosa? Sì, io volevo collegarmi a quello che aveva detto prima Alfonso, quello che hai chiesto rispetto al anche come abbiamo iniziato parlando di amore, no? Io credo che al centro di tutto e sopra tutto lo spettacolo ci sia questo elefante enorme tra di noi che è proprio l'amore, no? Quindi in qualche modo parla di questo, parla di un incontro d'amore, di cosa l'amore porta, di cosa lascia, di come si trasforma, di come ognuno di noi desidera trasformarlo in una relazione attraverso l'altro, no? E quindi quello che mi viene da dire rispetto anche ai nostri personaggi, a quello che chiedevi, è che siamo due anime nude di fronte a questa cosa che ci pervade la stanza e pervade tutto dentro di noi. E quindi sì, certo, si può, poi ci siamo noi che incarniamo i nostri corpi, chissà quando rifaranno questo spettacolo altri attori che cosa tireranno fuori da A e che cosa chi sarà A e che cosa sarà B, no? Quindi noi abbiamo cercato di mettere il nostro punto di vista rispetto a quello che siamo noi e di fronte a questa grande cosa che è un incontro d'amore. E quindi sì, per quanto mi riguarda, Vivi è estremamente attento a come appare agli altri, forse probabilmente perché dentro di sé è estremamente vulnerabile, si sente estremamente solo e quindi ha bisogno di costruirsi una realtà per poter dire che vale di fronte a chi lo sta guardando, agli spettatori anche in quel momento, perché anche questo è importante, c'è un rapporto molto diretto con le persone che ci stanno guardando, no? Non è solo qualcosa tra di noi, ma è qualcosa di comune. E quindi sì, il nome stesso Billy rimanda a Billy Elliot, no? Quindi a colui che danza con un forte rapporto con il proprio corpo, con la propria carnalità, con il proprio sentirsi, il bisogno di sentirsi presente all'interno di uno spazio. E penso che la forza di questo progetto, per cui entrambi, tutti noi ci siamo innamorati facendolo, è stato, e che è anche forse uno dei temi dello spettacolo, proprio l'idea di famiglia. Io credo che abbiamo iniziato a provare a settembre, in realtà, o forse ottobre è arrivata, sono arrivate le prime scene, quindi abbiamo iniziato così. Ed è stata una grande fortuna, perché non succede quasi mai che un attore venga, cioè, all'interno di un teatro stabile, comunque venga chiamato e abbia la possibilità di scoprire pezzo per pezzo quello che funziona, funziona meno. Cioè, che abbiamo avuto il tempo per digerire e per scoprire e ogni volta metterci insieme a creare qualcosa. E questa è una fortuna immensa che si può fare, penso, solo all'interno di una famiglia, che mi sembra che è quello che Leonardo Liddi stia facendo nel suo percorso, sia personale con i Chekhov, sia con la scuola. E quindi, insomma, questa è stata una grande fortuna e penso che sia anche proprio il punto da cui andare avanti, il punto focale da cui partire, cioè una costruzione insieme di qualcosa che poi prende e viaggia e chissà che cosa diventa. Se vogliamo approfondire anche il personaggio di Jessica. Jessica sono io. Jessica è questo personaggio che va a spiare le sedute psicologo, psicoterapeuta, psicanalista, non abbiamo mai... Terapeuta. Bene. E va a spiare in nome di, non si sa, in nome dell'amore, di questo elefante di cui parlava prima Alessandro, che spaventa tutti quanti, cioè nel senso la cosa secondo me molto ovvia è che questo amore gigantesco, rosa, cuore, un cupido che tutti quanti abbiamo in testa è una cosa che nessuno alla fine sa che cos'è, come affrontarlo, come si fa, come deve esserlo, e tutte le volte che proviamo a
incasellarlo in qualche cosa. Insomma, scopriamo che non ci stiamo dentro e pazziamo. E Jessica fa questa cosa qua, cioè prova a incasellarlo, prova a viverlo come dovrebbe essere vissuto, come pensa che dovrebbe essere vissuto, quindi la famiglia, la ricerca della casa, la ricerca dei figli, la ricerca di... E prova con Billy a fare questa cosa qua, soltanto che Billy giustamente è una persona diversa. E quindi sì, senza spoiler, ritorno a Jessica. Jessica viene chiamata Jessica per Jessica Fletcher. Esatto, e investigatrice curiosa. Jessica è curioso, però ha anche voglia di cercare le cose in un'avventura, diciamo, da signora in giallo, un'avventura pazza, di balli, di pericolo, di cose, perché appunto tutti quanti davanti a questo elefante rosa che è l'amore, siamo vulnerabili, e vuole affrontare questo elefante rosa con la calma più calma che ci sia, perché sennò si impazzisce. Solo che, ecco, però un elemento di Jessica, almeno che io ho avvertito, oltre a quello che tu dicevi, anche un po' questo merito alla normalità, si parla anche di... è così o questa, cioè, insomma, anche un po' questa necessità decisamente umana di non doversi fare troppi problemi nella vita, non doversi ricreare più che problemi, dei drammi, delle nevrosi. Sì, avendo già di suo. Esattamente. Beh, questa cosa io personalmente ci credo abbastanza, nel senso che a un certo punto viene detto una cosa, si soffre per così tante cose, perché bisogna soffrire anche per amore. È vero, è verissimo, sarebbe bellissimo se fosse così. Il problema è che non è che non si può soffrire nella vita. Jessica cerca in tutti i modi di tenere insieme questa vita, quindi non solo l'amore ma tutto quanto, cercando di non soffrire mai. E questa cosa qua penso che sia anche un po' la tendenza di, cioè, allargando il discorso, la tendenza anche di questa società del benessere, in cui assolutamente non si deve provare dolore, non si deve provare tristezza, non si deve provare noia, non si deve provare che però sappiamo che non è così, cioè ognuno nella propria vita lo sa che ci sono traumi nella vita, ci sono giornate in cui si sta male, invece continuamente vai fuori, vedi tutta la gente sui social che sorride, sulle pubblicità che sorride, che tutto è pazzesco, speciale e così. E Jessica cerca di tornare a una dimensione un pochino casalinga, un pochino più tranquilla, però sì, che comunque non è materialità, nel senso non, sì, comunque non c'è questa polarità tra i personaggi, cioè non c'è un elemento di concretezza, un atto di astrazione. No, assolutamente, anzi io penso che anche se affrontiamo la vita in modo diverso, Jessica e Billy sono fondamentalmente la stessa persona. Non che stanno interpretando lo stesso personaggio, però vogliono la stessa cosa, cercano le stesse difficoltà, solo che la prendono uno da un lato, uno dall'altro, perché facciamo tutti così. Billy la pensa così? Sì, io trovo anche estremamente interessante come Diego sia riuscito a... l'altra sera eravamo, dopo la generale, siamo andati a cena fuori, parlando con dei nostri colleghi della nostra età, quindi della nostra generazione, proprio è venuto palesemente fuori come durante lo spettacolo non si sappia che posizione prendere rispetto a determinati discorsi, ma forse probabilmente è questo che trovo estremamente interessante, che la contemporaneità e, chiamiamolo, il fatto di essere così vicino a noi, e penso sia proprio in questa polarità, in questo anche smarrimento, non per forza negativo,
ma nel senso in questo smarrimento di nel momento in cui viviamo, nel periodo storico in cui viviamo, rispetto anche a quello che diceva Alfonso, di sapere che cosa si vuole, se inseguire una determinazione, di inseguire i propri, la propria carriera, il proprio sogno, se invece cercare di formare una famiglia, ma in che modo, con che base, da dove partire. Ci sono domande, sono questioni che ci facciamo o se non ci facciamo noi viviamo direttamente nel nostro presente, con cui ci scontriamo, e questo penso che sia estremamente, come si può dire, attuale da questo punto di vista, cioè apre delle domande, delle questioni profondamente personali o comunque di che ci riguardano, e chi osserva segue e allo stesso tempo non sa bene forse da che parte stare, invece qualcuno decide di prendere un determinato strada. E allora chiederei come hai fatto ad essere così contemporaneo nella costruzione di questi personaggi? Cioè, come nascono nella tua mente? Questo non ce lo puoi sperare. Per usare una parola che ha detto Alessandro, direi da uno smarrimento. Chi lo sa? No, non è che non posso svelare, perché anch'io non saprei bene verbalizzare. Ma credo da uno smarrimento, perché se si sta nello smarrimento, tutti più o meno stiamo nello smarrimento, allora non esiste una posizione polarizzata. Questo essenzialmente. E poi, cioè, quindi credo venga anche molto automatico non prendere le parti di nessuno dei due personaggi mentre si scrive, cioè il processo è comunque di conoscere questi due personaggi e di capire le motivazioni di entrambi, che è un lavoro che fanno gli attori, di solito si insegna così. Ma penso, che credo sia importantissimo anche nella drammaturgia, cioè capire il più possibile il proprio personaggio. Poi è molto complesso, perché tante cose avvengono nel processo anche, quindi magari parti di scrittura che non hai esattamente le idee molto chiare, e poi mano a mano che lo scrivi, che scrivi, scopri anche i personaggi che stanno uscendo, cioè scopri, conosci anche tu i personaggi, poi magari togli delle cose, cioè è proprio un lavoro anche di cesellamento. Io non credo tanto nel partire in scrittura con un'idea di personaggio precisa, perché un po' la mia ricerca è comunque un tentativo di vita, penso, e di umano, e di vita nell'umano, e quindi credo sia impossibile, però quello che ci si avvicina di più è stare nello smarrimento, e credo che partire con delle idee di personaggi molto precise già formi un carattere, non crei la complessità degli esseri umani nelle loro contraddizioni. Poi è anche molto forte la spinta a voler formalizzare e dire ok, adesso che ho capito i personaggi li polarizzo, però forse è anche una cosa che bisogna resistere, e credo che ho imparato lavorando con loro. Cioè, a un certo punto mi sono reso conto che c'erano delle contraddizioni, volevo cambiarle, poi ho detto ma no, evviva le contraddizioni. Quindi, boh, chissà come la sono, non lo so, cioè, un po' come degli esseri umani, penso. E, boh, voglio dire un'altra cosa, forse al momento mi è sfuggita. No, rispetto anche alla rispetto alla questione di cui c'eravamo prima della famiglia, che in effetti è un aspetto importante della ricerca di Leonardo Lidi, soprattutto in questi ultimi anni, insomma, spettacoli molto interessanti.
interessanti come la signorina Giulia, come il primo misantropo. Credo che, non so, ripeto, questa è una mia percezione in generale sul lavoro di Leonardo, che ci sia un po', non una volontà consapevole, ma comunque una tendenza a costruire quasi attraverso le sue regie una sorta di regia spettacolo unico, che non è una definizione mia, ma in merdolesi, e che è applicata del tutto impropriamente qui, ma e tra l'altro non nel senso di voler forzare le persone con cui lavora, cioè gli attori, ad una sua idea spettacolo, intento, cioè una sua volontà critico-interpretativa, assolutamente no, ma appunto esplorare insieme un determinato ambiente, che in questo caso è anche la famiglia. Però rispetto alle altre famiglie degli altri spettacoli, forse qui, ripeto, è una percezione, quindi magari non è tale, cioè non è corretta, una volontà anche di riconciliazione, cioè questo si avverte, lui scrive tornare insieme, e così era un elemento che insomma, è nato nella tua scrittura e che è stato poi suggerito nel lavoro registico con lui, oppure no? Sicuramente sì. È stata anche una delle prime cose di cui abbiamo parlato, anche proprio in merito alla stesura del testo, prima ancora di decidere che sarebbe stata una commedia romantica. Abbiamo parlato di questo ed è anche il motivo per cui poi ho deciso che sarebbe stata una commedia romantica, perché credo che fosse la struttura che più avrebbe avvicinato al tentativo e alla ricerca di Leonardo sullo stare insieme, su creare un vero spazio di condivisione. Quindi sì, poi bisognerebbe chiederlo a lui, ma magari avrà modo poi di rispondere, però credo che sia molto importante, e penso che tutto il lavoro a partire dalla drammaturgia porti questa riflessione sulla comunità e sulla famiglia, che lui fra l'altro fa anche in tutti i suoi lavori. Mi è venuto in mente la cosa di prima, che prima di scrivere il testo io già sapevo che gli attori sarebbero stati Alfonso e Alessandro, e ho chiesto loro se potevamo vederci una mattina in totale libertà, e li ho intervistati, che è una cosa che faccio molto spesso quando scrivo, prima di intervistare gli attori con cui lavorerò, ma anche delle altre persone, di solito da questo canale, mio padre. Anche di fonti orali. Sì, esatto. Poi, quindi ci siamo trovati in una mattina a parlare un po' di amore, ho fatto delle domande molto vaghe anche sull'amore, e poi in realtà non è rientrato tantissimo, però magari succedono anche delle cose molto piccole che sono le cose molto più interessanti, secondo me. Tipo Alessandro aveva nella cover del telefono una frase dei Baci di Regina, e mentre stavamo parlando ha tolto la cover del telefono, la cartucciata e l'ha buttata. C'era un simbolismo? No, non mi ero appena lasciato. Una frase di Oscar Wilde, tra l'altro. Un aforismo abbastanza brutto che non mi ricordo. E infatti il testo, in realtà poi il prologo è stato tagliato, ma il testo si arriva appunto con Jessica che trova una frase di un bacio per Regina buttata per terra, che poi il prologo è registrato adesso, che è Ama che ciò che vuoi, Sant'Agostino, che è appunto una frase che c'è anche nei baci per Regina. Quindi cioè, i piccoli, che credo molto nei piccoli dettagli, e i piccoli dettagli entrano. Poi questa è una cosa inutile che però mi piace raccontare, io chiedo sempre agli attori con cui lavoro di raccontarmi il loro sogno, e i loro sogni poi non entrano mai nel testo, però credo che sia un modo per avvicinarsi tanto all'umanità dell'altro. E io infatti mi ricordo ancora il mio sogno un po' come se li avessi fatti io, cioè mi ricordo ancora le immagini che ho avuto mentre loro mi raccontavano i loro sogni, e questo credo anche faccia parte del concetto di famiglia, no? Per trovare uno spazio intimo e altro di condivisione. Ecco, quindi questo testo può essere, cioè sì, potrebbe recitarlo qualcun altro o no?
Cioè, in realtà lo chiedevo perché prima si diceva ma quando lo visiteranno altri. Ma allora. Ma certo, ma scusa, no, cioè, io penso assolutamente di sì. Cioè, nel senso, ci sono delle cose che rispondono molto ad Alfonso e Alessandro, perché comunque è nato con loro. Per esempio, Billy Elliot è il film preferito di Alessandro, giusto? Uno dei sì. Sì, è uno dei film preferiti di Alessandro. Quindi questa cosa di Billy lascia anche un po' su Alessandro, però credo che poi in scrittura cioè c'è una grande differenza tra ciò che è privato e ciò che è personale, credo. E privato è. Privato rientra in una sfera molto ristretta che secondo me non consente una condivisione. Personale invece è qualcosa che si offre di se stessi e nel momento che il teatro qualcosa diventa personale, allora può essere condiviso, quindi chiunque può recitarlo, anche se ci sono dei dettagli biografici, ma ci sono anche dei dettagli biografici miei, inevitabilmente. E poi per esempio in stesura, visto che Leonardo è anche il direttore, il coordinatore didattico della Scuola dello Stabile, ogni tanto durante le sue lezioni ci abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato anche con i miei compagni, alcuni dei quali sono qua, che per aiutarmi e aiutarlo a capire delle cose leggevano il testo, leggevamo insieme il testo. E comunque il testo rispondeva sempre, anche con i lettori che non erano Alfonso e Alessandro. E anzi, per me è stato molto, molto arricchente lavorare con loro, penso anche per Leonardo. Quindi, sì, cioè, nasce per Alfonso e Alessandro, ma penso che possano avvicinare anche altre persone, anche se loro sono bravissimi. Tra l'altro è vero, cioè, senza risate. No, invece tornando indietro sulla questione della famiglia e della riconciliazione, volevo capire con voi qual è anche nella vostra esperienza all'interno del personaggio questo vivere, questa idea di riconciliazione, perché comunque ci sono anche degli scontri, qualcosa, no? Cioè, molto forti, che però appunto cioè, in diversi momenti dello spettacolo tendono a sciogliersi, a ricomporsi, c'è un ritmo appunto abbastanza. Allora, partendo dal presupposto che l'intento era fare una commedia, quindi una commedia amorosa, quindi secondo me loro hanno deciso per cioè insomma che ci fosse una sorta di lieto fine, chi lo sa? Non si sa, sì. Infatti questa cosa, scusami, ti interrompo, questa cosa del lieto fine, in realtà io pensavo che ho sentito un lieto fine, mi sono contattato con una amica con cui sono venuto a vedere lo spettacolo, ma non è un lieto fine, quindi cioè in realtà infatti c'è questa l'ambiguità del Non so come parlare di questa cosa qua, nel senso che l'energia distruttiva che c'è in questo testo e che deriva da me, deriva da lui, deriva da quello che vuole Leonardo, da quello che ha scritto quello là, e che esiste e con cui noi facciamo i conti sempre, c'è, e noi cerchiamo di appunto di sconfiggerla con questo elefante rosa, ma anche dentro noi stessi, nel senso che anche qualsiasi cosa che ci succede o decidiamo di sparire, quindi non so, con scelte molto brutte, oppure ci si piglia su e si fa, ci si rattoppa come si può e si va avanti. Infatti viene anche detto a un certo punto nello spettacolo che non si può sparire, non si può sparire, al massimo ci si può nascondere, però non è che si, cioè, però tanto siamo nati, quindi cioè, dobbiamo vivere questa cosa qua. Non so se ho risposto alla tua domanda, però
Adesso parla Alessandro. Rispetto a famiglia, anche dicevi. Sì, rispetto alla composizione, all'idea di famiglia che tu vivi all'interno di questo spettacolo. Ma io penso che Billy pensi di sapere cosa vuole molto chiaramente. Lui crede di sapere tutto quello che ha già deciso tante cose, no? O meglio, pensa di sapere molto chiaramente qual è la strada che vuole, che nessuno si debba mettere in mezzo rispetto al suo percorso, rispetto alle sue decisioni. Improvvisamente arriva qualcosa, ci devi fare i conti con questo qualcuno, ecco, nel senso che comunque cerca di mantenere un'idea di, come cercavo di dire prima, no? Un desiderio di realizzarsi, una necessità di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato e che ha deciso che nessuno deve tracciare, appunto. Però poi arriva un'altra persona, quindi arriva l'altro, qui ritorniamo al concetto di quello di cui parlavamo, no? L'altro come paura, un altro come tentativo di scoprirsi un po' di più, probabilmente, decidere di abbandonare qualcosa, probabilmente di sé e delle proprie convinzioni per l'altro, e uno ci può provare, può fallire, o comunque ci tenta, no? E quindi probabilmente nel mio percorso, nel nostro percorso, ognuno in un modo diverso, io ho parlato di Billy, poi lui parlerà di Jessica, Billy si rende conto che forse quella strada così dritta che aveva pensato forse non gli basta più, o forse si può rimanere indirizzato verso quello che si vuole, ma ci si può aprire anche all'altro, no? Quindi in una relazione dover sacrificare qualcosa di sé e qualcosa dei propri obiettivi, della propria strada, per poter tentare di stare insieme. Questo è quello che io sento ogni sera dentro, no? Sì, quello che c'è quando dico prova e pensa di sapere dove andare è perché penso che sia un po' sarebbe piccolo restringere la persona a degli aggettivi, no? Si può dire nervoso, si può dire presuntuoso, si può dire deciso, e va bene, però poi in realtà probabilmente quello è tutto quello che appare, cioè esattamente l'opposto che sta dentro di noi e che è il materiale per potersi appunto abbandonare dalle scoperte. Questo è quello che è. Per cui ci tengo a dire, pensa di sapere dove andare, perché lo pensa, ma in realtà poi appunto incontra qualcuno, lo spettacolo si apre con un incontro. E tutto quello che è con questo elefante che c'è tra di noi e che va scoperto e a cui ci proviamo ad abbandonarci. Ecco, rispetto a quello che appare, sicuramente uno degli elementi emergenti anche setting dove ha inizio tutto lo spettacolo, è un'idea anche un po' stereotipata all'inizio dentro lo spettatore di fragilità. Poi in realtà di fatto credo i personaggi non sono così fragili come in realtà sembrano dimostrare alcune scelte, alcuni litigi, cioè sono decisamente molto solidi come figure. Pur vivendo ovviamente delle fragilità, ma non credo sia quello a guidarli, nonostante siano estremamente emergenti, forse anche non so, in maniera ironica. Penso che entrambi in questa storia facciano un bel salto. Dello smarrimento che diceva Alessandro, un salto di crescita, cioè proprio crescono, anche anagraficamente a un certo punto hanno più anni di quelli dell'inizio, e questa cosa qua, cioè, insomma, provano a farla insieme, è questa cosa che secondo me li porta ad essere forti, li porta a decidere di sacrificare qualche cosa, a decidere di accettare qualche cosa, ad esempio
accettare che gli obiettivi non sono, non erano come pensavano che fosse all'inizio, oppure accettare che non si può vivere nei fiorellini senza soffrire, e portando avanti insomma una sorta di, portando avanti una dignità, che è brutto da dire dignità, però loro sono certi, pensano di sapere, come diceva prima Alessandro, fin da subito, e continuano a pensare. Come? La coerenza. Sì, sì, pensano di essere coerenti, ma alla fine non è vero che sono coerenti, come dice Diego. Crescono e quindi poi cambiano idea, ma non si accorgono neanche di aver cambiato idea rispetto ad alcune cose. E penso che questa cosa qua, cioè, la faccia anche tu, rispetto a stamattina, rispetto a oggi pomeriggio o a 4 anni fa. Anche io, naturalmente. Spero di aver risposto. Casino. Sì, molto brevemente, credo che... mi riaggancio a delle cose che diceva Alfonso. Sicuramente cambiano tantissimo e cambiano senza accorgersi, cioè ognuno cambia il proprio punto di vista in continuazione, proprio anche perché il testo parte con questa domanda un po' buffa, legata alla frase di Sant'Agostino che dice fai ciò che vuoi, e che si dice ciò che vuoi, ma chi lo sa. Cos'è quello che voglio, e quindi è un po' la domanda che inconsciamente continuano a porsi per tutto il testo e a cui continuamente trovano una risposta diversa. Per quanto riguarda la loro forza, sì, c'è sicuramente una grande ironia nella loro forza. Io credo che la loro forza derivi da un'altra cosa che diceva prima Alfonso, che è dall'accettare la loro esistenza, quindi nel non sparire, cioè nel capire che non possono sparire, ma nel sapere che devono continuare a esistere. E quindi credo che accettando il fatto primo di essere al mondo, uno si costruisca un po' una forza. Chi abbia già visto lo spettacolo ieri sera, forse non tantissimi di voi, però se c'è qualche domanda da parte del pubblico, qualche curiosità. Va bene, allora ne faccio ancora una io. Rispetto alla dimensione scenografica, ai costumi, innanzitutto questa scelta, insomma, credo non casuale, di tagliare mezza platea e di lavorare molto più vicini, approssimativo, molto più ravvicinato con il pubblico, e anche i costumi che diventano un elemento drammaturgico, semantico all'interno della rappresentazione. Allora, iniziamo le prove e Leonardo Livi dice questa cosa che voglio fare. Già che ho iniziato a fare con Diego, il nome della libertà e del divertimento, ma del divertirsi e del giocare insieme. E infatti un po', non so Alessandro, ma io, cioè, penso proprio di sì, ci stiamo un po' dei bambini che giochiamo, ma non che interpretiamo dei bambini, nel senso, siamo un po' goffi, un po' stupidini. E questa cosa qua era nella testa di Leonardo, secondo me era molto bella da fare a Gobetti, cioè nella platea dove di solito ci dovrebbero essere le sedute del pubblico che guarda degli spettacoli molto importanti o che canta il Mameli, e farlo lì in quello spazio vuoto, tolto da quelle sedute belle, permetteva a noi, anzi ha insistito con noi proprio per dire non legatevi a delle cose, a
delle recitazioni, delle idee di come deve essere fatto, cioè lo spazio è, soprattutto tra l'altro per Billy, è libero, cioè puoi fare proprio quello che vuoi. E anzi forse Jessica gli dice no, aspetta, che oddio, aspetta, no, non si può fare così, così è un po' sconveniente. Ecco, proprio togliere l'essere sconvenienti. Ce l'ho fatta. Invece sui costumi che cadenzano un po' anche lo sviluppo dell'azione, cioè nel senso la scelta di cambiare, a parte la scelta di cambiare i costumi in scena che fai, però proprio anche l'importanza che ha il cambio del costume nello sviluppo delle vostre azioni. Sì, in realtà il costume è importante, ma si inserisce esattamente anche quando lavoravamo. Leonardo non ha mai detto mettetevi anche quello che sentite in quel momento più comodo e più affine a quello. Potete mettere una camicia se ne avete bisogno, un maglione se vi rimanda a un senso di punto. Sì, infatti ci tenevo, volevo aggiungere una cosa che è altrettanto importante rispetto a questo discorso sulla libertà e su di cui parlavamo prima anche con Diego, quando hai chiesto se potesse interpretarlo qualcun altro. Uno assolutamente sì, e secondo me parlavamo con Giuliana proprio un po' di giorni fa e non è ancora uscito l'argomento, io di questo sono molto contento, in questo incontro, quindi lo tiro fuori io, ci sono due ragazzi che si amano e non ne abbiamo parlato, e questo è meraviglioso. Io penso che la forza ancora più forte sia che potrebbe farlo Martina, Matteo, e quindi di conseguenza se lo può, la domanda è ancora più provocatoria e successiva è quindi che confini ha l'amore? E questo per me è proprio veramente la base su cui si poggia tutto, e quindi poi vengono i costumi, viene lo spazio, viene, ma dal momento in cui questo testo, queste parole, questi sguardi, questi silenzi sono così vicini a noi da non doverti, si spera, domandare che cosa sto guardando, chi sto guardando, allora lì secondo me parte tutto. Sì, io credo che in questo poi consista anche proprio la capacità di trasformare il personale, che non è privato, come dicevi tu, in universale, cioè in una capacità di rendere un'autobiografia esemplare, che non significa appunto, credo, una cosa un po' alla Zeno, per rimanere in tema psicanalisti, di quadernetto in cui uno scribacchia e le proprie nevrosi, ma appunto di rendere qualcosa che ci riguarda tutti, in qualsiasi forma la si viva, qualsiasi costume parte appunto di quello che viene messo in scena, scritto e realizzato. Va bene, io visto che insomma il tempo è tiranno e credo che si debba chiudere, vi ringrazio di essere stati qui, ringrazio Alessandro, Alfonso e Diego di essere stati qui con me a chiacchierare. Lo spettacolo in scena fino al 14, quindi